Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia fare. Lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare. Lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi e la massa degli uomini ignora perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento. E allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto, del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio. Sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci.